alla NASA, attenzione, gli amici della NASA, è arrivata la NASA ora, la senti? Sì. Hanno rivelato quali sono i 9 scherzi più frequenti che gli studenti italiani hanno sempre fatto a scuola. Quindi non è che ci inventiamo niente. I 9 scherzi. Assolutamente. Sono nove. Vedi, lui guarda brutto perché ha qualcosa da dire. Generalmente erano 6, ora sono diventati 9. La NASA ha diffidato di DJ Os. No, anche perché sanno nella classifica, ci sono tutte le cose che fa DJ Os, sicuramente. Vediamo se alcuni di voi si rivedono, hanno fatto subito alcune situazioni. Allora, al numero 9 abbiamo disegnare coniglietto fallico su banchi di aria e lavagna. Beh, questo l'abbiamo fatto tutti. Abbiamo fatto tutti. Per chi non avesse capito, si disegnava, partivi dai baffetti del coniglio e poi... Che baffetti non sono. All'ottavo posto, incollare astucci di ari sui banchi. Lo vedi come ha fatto Alberto, che ce l'ha detto poco prima. Al settimo posto, nascondere zaino, merenda o vestiti. Spesso lo faceva quello che voleva cambiare la merenda perché non gli piaceva, no? Chi mangiava sempre la mela voleva mangiare il saccottino o la girella, insomma. Oppure qualcuno che appendeva lo zaino fuori dalla finestra del compagno e poi, ma dov'è lo zaino? Lì. All'appendiabiti che non ci arrivava. No, fuori dalla finestra. A fuori proprio. Sì, sì, fatto. Sesto posto, spostare la sedia mentre uno si sta sedendo. Quindi questo è un classicone proprio evergreen. Che lì quello più scemo della classe lo faceva anche alle maestre o ai professori. Poi c'era la scusa. Come fai? Lo fai con la gambetta. Via. A volte succedeva. Ma sei un delinquente. Al quinto posto, inzuppare d'acqua il cancellino della lavagna in modo che la maestra, la prof, quando prendeva poi imbragava tutto e poi partiva: chi è stato? È mio. E c'era uno con le mani bagnate, sono stato io. Al quarto posto, mettere il cuscino scorreggione sotto il sedere. Attenzione, questo era un master. Anche qua lo stesso che faceva il cancellino, poi andava a metterlo sotto la prof. Diciamo soprattutto a carnevale poi. Sì, carnevale sì, sono cose spesso. Si fanno sempre, dai. Terzo posto, medaglia di bronzo, far esplodere una fialetta puzzolente. Anche questo viene fatto e rifatto a carnevale. Sì. Il genio lo faceva pure a Natale o a settembre. Certo. Il genio ancora lo faceva anche senza fialetta puzzolente. E si chiamava DJ Os. No, guarda. Al secondo posto, mettere la puntina sotto il sedere. Mamma mia, ma si usano ancora le puntine per attaccare i fogli? Sì. Come no? No, dico sotto al sedere, si usano ancora. No, sotto al sedere, e poi c'era lo scherzo: non riusciva quando la puntina andava centro. No, andava al centro, dove non c'è, non c'è carne. E quindi, ma perché non fa niente? Non è andata. Ma al primo posto, attenzione. Attenzione, lo scherzo più usato dagli italiani a scuola. Sputare pallini di carta con la penna Bic. Non altre penne, era questa. Ci metti.